debito pubblico Expo, 1,3 miliardi di euro di soldi pubblici più 9 miliardi di euro dedicate alle opere annesse, opere enormi e sovradimensionate, opere inutili come la Brebemi, la nuova autostrada varata solo il mese scorso e costantemente vuota, talmente poco interessante che non esistono nemmeno autogrill. Expo fondamentalmente è una grande illusione, una grande bugia, ci hanno promesso progresso, ripresa economica, sviluppo, mentre invece presentando anche dei falsi progetti e presentando pubblicamente, mentendo e sapendo di mentire, dei progetti inesistenti. In realtà Expo non produce lavoro, non crea assolutamente ripresa economica, crea soltanto debito, cemento e precarietà. Debito nelle finanze pubbliche e nelle finanze della collettività che vengono drenate dai bisogni collettivi per profitti privati. Cemento, cementificando aree agricole, aree verdi ed eliminando quindi la possibilità di un'alternativa rispetto al modello agricolo e il modello alimentare esistente che vuole spreco e vuole forti disuguaglianze sociali. E infine precarietà. Precarietà per il mondo del lavoro, perché promettendo nuovi lavori e nuovi posti di lavoro in realtà si ha soltanto nuovi posti gratuiti, volontariato, free jobs. Beh, è molto semplice, le proteste sono unite perché la depredazione dei territori e la devastazione e saccheggio dei territori è quella perpetrata dallo Stato in nome di un pianeta da salvare, ma in realtà l'applicazione pratica è quella della speculazione edilizia. Quindi il Val di Susa, vittima di un progetto devastante, sicuramente solidale con un progetto, con chi subisce un progetto come Expo 2015. La terra non è un supermercato, il cibo non è una merce, la terra non è l'obiettivo. Noi voltiamo lo striscione di Mondeggi Bene Comune, è una vertenza che sta accadendo in Toscana, nella provincia di Firenze, dove un gruppo di contadini e di cittadini aderenti alla rete di Genuino Clandestino sta tentando una riappropriazione popolare, cioè stiamo cercando di impedire la vendita, ma non solo, stiamo tentando anche di proporre la gestione in agricoltura contadina di quel bene. La provincia sta tentando la vendita, ha fatto diverse aste e per ora sono andate tutte deserte e sta cercando di vendere o di svendere questo terreno per far cassa a fronte di debiti che ha con le banche. Noi ci siamo opposti a questa cosa e vogliamo che venga restituita al popolo e venga restituita alla cittadinanza per la sovranità alimentare.